Va bene, parlo io allora. Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere davanti a un pubblico giovanile perché in realtà siete voi i veri soggetti di questa conversazione, nel senso che quello che sto per dirvi riguarderà essenzialmente voi, non noi che siamo dietro questo tavolo, ma quelli che siete voi, che siete quelli che saranno al centro degli avvenimenti che vi riguardano. Vi dico subito una cosa. Primo, io vorrei discutere con voi perché mi interessano molto le vostre domande o le vostre domande che nasceranno da questa discussione. E io sono qui per imparare perché se non ci siete voi che sapete quello che dovrete fare, i nostri discorsi non varranno niente. Questa è la prima cosa, quindi non parlerò molto a lungo perché vorrei lasciare spazio alle vostre domande. Naturalmente cercherò di rispondere. La seconda cosa che vi voglio dire subito è questa: io dirò delle cose molto sgradevoli. Non sono qui per farvi la predica, sono qui per mettervi in guardia, perché voi state correndo dei gravi pericoli e voi non lo sapete. Questo è il primo punto. Anzi, io sarò un po' più brutale, vi dirò così: voi non sapete niente di ciò che sta accadendo, né voi, né i vostri genitori. Naturalmente cercherò di argomentare questa cosa, ma vorrei che voi ci faceste una riflessione sopra, perché se quello che dico è vero, allora voi siete in pericolo. La terza cosa che vi voglio dire prima di entrare nel merito è questo: non credete a niente di ciò che vi viene detto. Abituatevi a filtrare quello che vi viene detto, a cominciare dalle parole che vi dico io adesso. Non credete neanche a me. Se vi sarà utile, andrete a casa, vi mettete davanti al computer e andate a cercare un po' di informazioni e poi verificate se quello che vi ho detto sia verosimile, vero, importante o no. Quindi non credete a nessuno e neanche a me, perché voi siete, vi è capitato, cari ragazzi, vi è capitato di vivere la vostra vita in un paese e in un mondo molto bugiardo e pericoloso. Vi faccio qualche esempio così vi rendete conto di quello che vi sto dicendo. Quello che voi sapete o credete di sapere è quella che io chiamo l'agenda del giorno. Voi vi alzate la mattina, qualcuno accende la radio, qualcuno apre i giornali, non importa quali, non faccio distinzione. Non c'è distinzione, perché i giornali e le televisioni che vedete sono tutti uguali e vi sono tutti ostili e nemici. La prima cosa che dovete sapere quando sentite una notizia è che chi vi dà quella notizia è un nemico, lo dico esplicitamente, cioè uno che vi sta raccontando delle bugie, e questo vale per tutti i grandi giornali italiani, dal primo all'ultimo. Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, vi presentano sotto il naso, vi mettono sotto il naso un lenzuolo che è composto dalle notizie che loro hanno deciso che voi dovete sapere, che non è detto affatto che siano le notizie vere che voi dovete sapere, sono le notizie che loro hanno deciso che voi dovete sapere. Questa è la prima cosa che dovete capire, che quello che guardate non ha nulla di obiettivo, è quello che sto parlando dei giornali. Non parliamo delle televisioni. La sera qualcuno di voi vedrà, lo so, avete tempo, qualcuno accenderà i canali col telecomando, non lo so. Sappiate che l'agenda del giorno che vi viene presentata è la loro agenda del giorno, non la vostra agenda del giorno. Mettetevi in quest'ordine di idee, scoprirete un sacco di cose interessanti che riguardano la vostra vita, ma solo se avete capito che dovete mettervi in guardia. Quindi l'agenda non è la vera agenda. Ma cosa dice questo Chiesa? È impazzito? Ma che dice questo Chiesa? È impazzito? Adesso ve lo dimostro. Il professor Stefano ha detto delle cose che riguardano il debito. Naturalmente tutti i giornali parlano del debito. Il debito c'è, vi assicuro che c'è. 1.900 miliardi di euro sono il debito pubblico italiano. Ma se io vi chiedessi a voi personalmente, ve lo chiedo, fateci un momentino una riflessione, avete un'idea di che cos'è questo debito? Che cosa vuol dire il debito pubblico? Credo che avreste qualche problema.
Lo avreste? Lo so per certo, perché io anche ho qualche problema a capire queste cose. Sono almeno 5 mesi che sto studiando queste cose perché le ho dovute studiare. Perché? Perché fino a giugno dell'anno scorso, cioè a giugno di quest'anno, neanche io sapevo bene che cos'era il debito. E quando improvvisamente è esplosa la questione del debito, la prima cosa che mi sono chiesto è: ma come mai io non sapevo niente di tutta sta roba qua? Eppure... Di quanto ciascuno di noi, no? No, dico io stesso, dico, mi sono messo a studiare esattamente perché volevo cercare di capire che sta succedendo, anche perché il debito, questi 1900 circa miliardi di euro che noi dobbiamo, non si sa bene a chi. Il punto fondamentale è che se noi siamo debitori c'era qualche creditore. Chi sono i nostri creditori? Non lo sapevo. Mi sono messo a studiare, ma la prima domanda che mi sono posto è: ma come mai fino a giugno di quest'anno il debito italiano era la stessa cosa, perché era lo stesso, erano sempre 1900 miliardi, ma nessuno ne parlava? Domanda. Perché improvvisamente giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, negli ultimi 5 mesi è scoppiato tutto. Cioè la nostra economia improvvisamente sta pencolando sul baratro della catastrofe, mentre prima no. Che cosa è successo nel frattempo? Domanda che faccio a voi, se lo sapete, e domanda che farei a chiunque io incontrassi qui a Firenze per la strada. Sono sicuro al 100% che su 90 persone o 100 che io incontrassi, 99 non mi sanno dare una risposta, perché non ne sanno nulla. Ecco, andiamo al dunque. Le sorti del nostro paese dipendono dal pagamento di questo debito e nessuno in Italia sa che cos'è questo debito e perché dovremmo pagarlo. Allora, perché i giornali non vi dicono la verità? Perché nessuno si preoccupa di spiegarvi come stanno le cose? Io ho studiato e ve lo dico come stanno le cose. E vi dico perché, per esempio, io adesso aderisco a un comitato nazionale che si chiama il comitato No Debito, che dice che questo debito non bisogna pagarlo. Lo sapete perché non bisogna pagarlo? Perché questo debito è un debito iniquo e illegale. Iniquo e illegale. Iniquo perché è stato contratto non da voi e neanche dai vostri genitori, non da me, non da noi, da nessuno di noi, l'hanno fatto loro. Loro chi? Quelli che governano questo paese e quelli che hanno governato questo paese. Allora la prima cosa da fare è: come mai avete fatto 1900 miliardi di debito? Perché? Chi di voi è responsabile? E chi sono i nostri creditori? Qualche cifra me la do. Allora, così capite, almeno un piccolo contributo, ma ponetevi sempre la questione. Perché il nostro destino dipende da qualcuno che fa delle cose senza dircele? E questo è molto semplice. Allora, 750 miliardi di euro che noi dobbiamo a qualcuno, adesso vi dico a chi, sono stati il prodotto della speculazione internazionale. Cioè i mercati, leggerete tutti i giorni, lo sentite parlare, no? A cominciare dal Presidente del Consiglio Monti e dal nostro Presidente della Repubblica Napolitano, i quali ci dicono che noi dobbiamo essere, come dire, rispettosi delle leggi del mercato. Sapete come funziona questo mercato? Ve lo dico in 3 parole, molto semplice, perché l'ho imparato, l'ho studiato, e adesso so che cosa vuol dire. Allora, noi siamo in Europa. L'Europa è regolata dal Trattato di Lisbona. Non so se ve lo insegnano a scuola, se nei vostri programmi, ma sinteticamente. Il Trattato di Lisbona, e cioè il Trattato di Maastricht, cosiddetto, che anticipa il Trattato di Lisbona, dice una cosa molto semplice. Se lo Stato italiano si vuole finanziare, così come lo Stato greco, lo Stato portoghese, tutti i paesi dell'Europa, della zona euro, se si vogliono finanziare, cosa vuol dire finanziare? Vale per ciascuno di noi. Io voglio fare una certa cosa, non ho i soldi. Cosa fa lo Stato italiano? Si finanzia, cioè emette i buoni del tesoro. Cioè emette dei pezzi di carta su cui c'è scritto: io, Stato italiano, mi impegno a... Ministero del Tesoro. Mi impegno a restituire questi... Se tu li compri, io te li restituirò. Ok? Bene. Allora, per finanziarsi, tutti i paesi europei devono fare ricorso al mercato, cioè mettono i buoni del tesoro sul mercato, qualcuno li compra
E con questi soldi che noi ricaviamo facciamo le scuole, le autostrade, paghiamo gli stipendi, facciamo funzionare gli ospedali. Lo Stato funziona così, gli Stati funzionano così, bene? Ma è il mercato. Il mercato chi è il mercato? Il mercato sono i grandi investitori, i cosiddetti. Volete qualche nome? Faccio qualche nome. Goldman Sachs, non per caso. Poi Citigroup, Barclays, The Bank of Scotland, l'Unione delle Banche Svizzere, il Credito Svizzero, la Deutsche Bank, la Banca Intesa, non so, vedete un po', Unicredit, questi sono i grandi investitori. Alcuni sono talmente grandi, tanto perché abbiate un'idea, perché adesso vengo al dunque e poi finisco, alcuni di questi cosiddetti investitori sono così grandi che sono diventati più potenti di un intero Stato. C'è uno di questi grandi investitori che si chiama BlackRock, che è un'impresa finanziaria, che è così grande che nel suo portafoglio di affari ha più capitali del prodotto interno lordo tedesco. Quindi voi capite benissimo che l'amministratore delegato della BlackRock conta molto di più della signora Merkel o del signor Monti. E le sue decisioni sono cruciali. Allora, ma loro dicono, no, momento, no, calma, guardate, non siamo mica noi che decidiamo quanto vale il vostro debito, quanto costa i vostri BTP. Non siamo mica noi, sono le agenzie di rating. E le agenzie di rating, le avrete lette sui giornali, si chiamano Standard & Poor's, Moody's, Fitch, sono tre le grandi agenzie di rating. E sapete chi sono queste agenzie di rating? La proprietà, sono delle altre imprese finanziarie la cui proprietà è nelle mani della BlackRock, di Citigroup, di Goldman Sachs. Cioè loro sostanzialmente dicono così: allora tu, Grecia, voi greci siete una manica di fannulloni e di sfaticati, il vostro debito fa schifo. Quindi, se voi volete che compriamo i vostri BTP, voi dovete darci un altro interesse. 15%. Lo decidono loro. E il mercato risponde, ma certo, noi non compreremo i BTP della Grecia perché valgono una schifezza, a meno che non ci paghino il 15%. A noi ci pagano adesso il 7%. Lo sapete quanto dobbiamo pagare noi con questo trucco, che è una truffa mondiale? Voi capite benissimo che siete raggirati, noi siamo raggirati da un gruppo di criminali, sostengo e ribadisco questa parola, un gruppo di criminali che ci stanno sottoponendo al ricatto dopo averci raggirati. Lo sapete quanto dobbiamo pagare a questi criminali? 750 miliardi secchi del nostro debito. Il nostro debito è per 750 miliardi di euro a questi signori che ci hanno truffato. Lo affermo, lo ribadisco, lo direi anche in televisione se mi invitassero qualche volta. E voglio vedere chi smentisce queste cifre. Ci hanno raggirato. Allora perché devo pagare questo debito? Ma perché devo pagarlo? Ah, dicevo, lo sapete quanto dobbiamo pagare di interessi sul debito? Su questi quasi 2.000 miliardi? 1.900 miliardi di euro, noi dobbiamo pagare ogni anno 80 miliardi di euro solo per pagare gli interessi. Ribadisco, non per ridurre il debito, ma per pagare gli interessi sul debito. 80 miliardi. Domanda che vorrei fare se ci fosse qui al nostro Presidente del Consiglio Mario Monti. Con tutta la manovra che stai facendo, oggi leggo sui giornali, già pensano, ne hanno cominciato una che significherà tagliare il vostro reddito e quello delle vostre famiglie del 15%, ne hanno fatto una e già pensano alla seconda. Ma io lo so perché, perché con tutte queste manovre, manovrette e manovrine con cui ci porteranno via di tasca i soldi, letteralmente, cioè ci metteranno le mani nelle tasche per portarci via i soldi, con queste manovrine sì e no arrivano a 40 miliardi. Di prelievo sulla popolazione. E gli altri 40 miliardi? Noi ne dobbiamo pagare 80 solo per ripianare l'interesse sul debito, non per ridurre il debito. È bene che capiate questo. Con tutte queste manovre noi dovremmo ridurre il debito, ma siccome il debito cresce a velocità superiore a qualunque manovra, è chiaro che noi non ne usciremo vivi. Cioè ci imporranno adesso la prima manovra, poi la seconda manovra e scopriremo fra un anno che il nostro debito è diventato più grande di prima. Ci stanno prendendo per i fondelli. Capite cosa sta succedendo? E questo significa che bisogna reagire.
Bisogna cominciare a difendersi. E la prima cosa per difendersi, e parlo di voi, è che voi dovete cominciare a organizzarvi. E cominciare, per esempio, a partecipare a tutte le iniziative in cui si metterà in discussione l'esistenza di questo debito. C'è una bella proposta che io appoggerei subito. Chiedere un audit. Audit vuol dire semplicemente, vogliamo fare una verifica pubblica. Io proporrei che il primo canale della televisione italiana, una volta che sarà stato, spero, democratizzato in modo accettabile, faccia vedere una serie di sedute in diretta dove un gruppo di esperti comincia a fare l'audit, cioè cominciamo a verificare chi sono i nostri creditori. Perché una parte dei creditori siamo noi, nel senso che una parte di questo debito è il debito che lo Stato italiano ha contratto nei confronti dei cittadini italiani. 300-400 miliardi di questo debito sono il debito nostro, cioè gli italiani hanno comprato i buoni del tesoro, cioè hanno prestato i loro soldi risparmiati allo Stato italiano. Questo debito ovvio che va pagato, è il debito che lo Stato italiano ha nei confronti dei suoi cittadini, questo è normale. È sano, è giusto che sia così. I cittadini finanziano il loro Stato e vengono ripagati per questo con gli interessi normali. Questo va bene. Ma che noi dobbiamo finanziare la Goldman Sachs perché si arricchisca oltre ogni livello attraverso il fatto che ci prelevano i nostri soldi e poi ci dicono, adesso guardate che la fase finale è questa, quando sentite parlare di liberalizzazione alzate le orecchie e guardatevi dietro, perché arriva il siluro. Cosa vuol dire liberalizzazione? Vuol dire che stanno privatizzando tutto. Siccome ci diranno che non siamo in grado di pagare il debito, perché non siamo in grado di pagare il debito, ve l'ho spiegato adesso, con questo trucco non pagheremo mai questo debito. E quindi cosa dicono? Allora voi dovete vendere tutto. Qui vendete gli istituti. Forse nessuno di voi sa, è una cosa molto divertente, che tra agosto e settembre, una delle manovre in corso, delle discussioni, diamo respiro ai greci, dai, gli facciamo un po' di regali, li aiutiamo a salvarsi. E allora gli diamo un po' di bond, gli compriamo un po' i loro bond, come si dice in termini tecnici. Allora sono arrivati i finlandesi e hanno detto, no, momento, i greci non sono in grado di pagare niente, vogliamo delle garanzie. E lo sapete cosa hanno chiesto come garanzia? Il Partenone hanno chiesto. Allora, adesso state attenti, perché questi arriveranno qui e chiederanno in garanzia il Colosseo, la Galleria degli Uffizi. Guardate che faranno questo, ci compreranno tutto, ci compreranno le spiagge, ci compreranno le ferrovie, gli ospedali, i trasporti. E con quali soldi li compreranno? Con i soldi che loro hanno inventato. Perché tutta questa immensa massa di denaro, lo dico con una sola parola, è il prodotto del denaro costruito artificialmente. Vi do una cifra sola, poi andate a verificare, andate su internet, perché queste cose qua non le trovate mica sui giornali, non ci sono sui giornali, per le ragioni che ho detto prima, perché sono ignoranti quelli che scrivono e perché quelli che non sono ignoranti non ve le vogliono dire. Allora, negli ultimi 10 anni, gli Stati Uniti d'America, e poi finisco, vi do un po' di cifre così per la vostra riflessione casalinga, allora, negli ultimi 10 anni gli Stati Uniti d'America hanno prodotto denaro inesistente, cioè l'hanno inventato. Adesso si dice stampato, ma non lo stampano neppure, vanno sul computer e lo creano al computer, hanno stampato una massa di denaro così gigantesca che quasi nessuno sa quanto è grande. Allora, un trilione di dollari vale 1.000 miliardi di dollari. Adesso fate un po' di calcoli mentalmente, la quantità di denaro artificiale che è stata inventata negli Stati Uniti negli ultimi 10 anni è superiore ai 1.000 trilioni di euro. 1.000 trilioni di euro sono 15 volte il prodotto interno lordo del nostro pianeta. Avete capito? 15 volte il prodotto interno lordo, cioè quando dico prodotto interno lordo dico questo microfono, la mia sciarpa, quella bottiglia d'acqua, tutto ciò che di concreto è stato prodotto è il prodotto interno lordo, cioè è la ricchezza che è stata prodotta dal pianeta intero, tutti e 7 miliardi di persone, bene, hanno prodotto X, bene, tenete conto che 1.000 trilioni di dollari sono circa 15-18 volte il prodotto interno lordo del pianeta. Tutto questo denaro, gigantesca massa di denaro, si chiama debito. Ed è diventato così grande questo debito che nessuno è più in grado di pagare.
è più grande delle possibilità di pagare, perché non ci sono le merci per pagarlo, molto semplice. Cioè, hanno inventato un sistema per produrre una quantità infinita di denaro. Capite il pericolo? E adesso finisco. Con questa quantità infinita di denaro si va o in fallimento o in guerra. Tenete presente, nessuno in questi giorni vi parla del vero pericolo che incombe su di noi. Perché questa gente, siccome non si può creare altro debito, o meglio, ci stanno provando, creare ulteriore debito, ma creare ulteriore debito significa semplicemente dilazionare di qualche mese il crollo. Nel 29 c'è stato un grande crollo dell'economia mondiale, derivato anche in quel caso dagli Stati Uniti. E tuttavia, poi dopo ne sono venuti fuori, ma dopo 10 anni c'è stata la Seconda Guerra Mondiale. Non dimenticate questo piccolo dettaglio. Bene, adesso siamo nel 2011. Se continuiamo così, noi andiamo di fronte a un altro grande crack, ma sarà molto più grande di quello del 29. Molto più grande. E questa gente ci sta portando direttamente a questo disastro. Forse pensano che loro se la cavano. Io penso che si sbaglino. Neanche loro se la caveranno. Perché questa volta noi abbiamo di fronte un piccolo problema. Scherzo, naturalmente. Fate soltanto questo piccolo calcolo. In questo momento, mentre tutto l'Occidente non cresce più, perché la crescita è finita, abbiamo di fronte a noi la Cina. La Cina da sola cresce al 10% medio anno del suo prodotto interno lordo. Ogni anno aumenta del 10%. Moltiplicate per 5, fra 5 anni, nel 2016, voi sarete già adulti, la Cina sarà una Cina e mezzo. E già oggi la Cina occupa gran parte dell'economia mondiale. Noi stiamo in piedi perché c'è la Cina che cresce. La Cina, l'India, il Brasile, eccetera. Ma parliamo della Cina. 1.300.000.000 di persone. Che crescono 10 volte più velocemente di noi. E questo ha delle ripercussioni. Ve le suggerisco la vostra riflessione perché non le trovate sui giornali queste cose. Se non raramente. Se i cinesi, che sono 1.300.000.000 di persone, che sono molto di più di tutto l'Occidente, perché tutto l'Occidente messo insieme vale all'incirca 1 miliardo di persone. I cinesi da soli, la Cina da sola, vale un Occidente 1,3. Bene? Allora, se la Cina, fra 5 anni, sarà una volta e mezzo la Cina di oggi, i cinesi vorranno mangiare tanta carne quanto voi avete mangiato oggi, vorranno avere tante automobili quanto voi avete. Motocicli, automobili, vorranno avere le case come le vostre case, vorranno avere tante autostrade come abbiamo noi, vorranno avere tutto quello che abbiamo noi. E questo significa, molto semplicemente, che non ci sarà spazio per l'Occidente e per la Cina su questo pianeta. Non c'è spazio. Perché non c'è abbastanza energia per tutti a questo tasso di sviluppo, perché non c'è abbastanza cibo per tutti. Infatti i cinesi si stanno comprando l'Africa, perché lì faranno crescere le mucche, perché non c'è spazio in Cina per le mucche, le faranno crescere in Africa. Io credo che noi siamo in grave pericolo e quindi il problema che abbiamo è quello di fermare questa assurdità. Quindi metti insieme la verità, l'informazione, quanta gente lo sa, quanta gente si può difendere. Il tema è molto importante, molto vasto. Spero di aver dato, di avervi offerto alcune idee per orientarsi. E come vi dicevo prima, non credeteci, andate a verificare per conto vostro, poi dopo discutiamo, discuteremo un'altra volta, discuterete con i vostri docenti, discuterete tra di voi, farete le verifiche necessarie. La verità la dovete scoprire da soli. Io vi ho soltanto offerto una piccola chiave per cercare di aprire il forziere. E buona fortuna. Dicevo, è ovvio che io su molte questioni che ho appena accennato vi ho dato una sintesi molto sintetica, ovviamente, non è che non posso approfondire tutto perché sto toccando molti temi, compreso quello dell'informazione, di cui vi ho detto soltanto 2 righe, vi ho parlato di informazioni. Prima di rispondere alla tua domanda, colgo l'occasione. Io vi ho parlato di informazione, ma l'informazione è una piccola quota
del flusso di comunicazione che voi ricevete, piccolissima. La gran parte di quello che voi ricevete non è informazione, è comunicazione e pubblicità, che è il 98% di quello che voi ogni giorno, quando dico voi, dico chiunque di noi, è costretto ad assorbire attraverso tutti gli schermi televisivi che ci circondano ormai e dai quali siamo assediati. Quindi c'è tutto il tema di che cos'è la comunicazione, di come si manipola concretamente il vostro cervello, perché la comunicazione è fatta apposta per modificare il vostro cervello. Voi non lo sapete perché nessuno ve l'ha mai spiegato, ma così avviene. C'è un autore che si chiama Giovanni Sartori, tra i tanti, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Homo Videns. E Homo Videns in latino vuol dire l'uomo che vede. E lui dice una cosa che io condivido totalmente, che l'Homo Videns è una mutazione antropologica dell'Homo Legens. Noi siamo tutti Homo, eravamo Homo Legens, ma voi siete già Homo Videns. Nessuno vi ha avvertiti, ma siete stati trasformati in Homo Videns, cioè un uomo che apprende ciò che sa dagli schermi televisivi, e cioè che apprende ciò che sa attraverso un linguaggio che non conosce, perché nessuno conosce la grammatica e la sintassi delle immagini in movimento. Le immagini in movimento, per essere lette, richiedono la conoscenza della grammatica e della sintassi. Se io dico che Giulietto Chiesa è un giornalista, tutti capiscono perché Giulietto Chiesa è il soggetto, è il predicato nominale, un giornalista è il complemento oggetto. Questo è un procedimento logico molto semplice e molto chiaro. Tutti quelli che sanno parlare conoscono questo, automaticamente questo procedimento. Ma quando voi siete seduti davanti a uno schermo televisivo, questo procedimento non funziona più. Perché lo schermo televisivo è quadrato e tutto ciò che è sullo schermo televisivo coesiste, il lato sinistro in alto, il lato destro in basso, quello che c'è dietro, quello che sta parlando, tutte queste immagini coesistono, non c'è nessuna logica tra l'una e l'altra. Voi potete avere una persona che parla e dietro un'altra cosa, voi potete ascoltare una cosa e sentire una musica che accompagna, tutte queste cose qui sono una sintassi, vanno spiegate, altrimenti voi siete manipolati da chi costruisce queste immagini. Ma questo esce dalla domanda. Se sarete incuriositi ne possiamo parlare, abbiamo ancora un po' di tempo e interverrò nel merito. Ma la domanda sulla guerra e la pace. Guardate, se tutte le previsioni che io e molti altri come me ormai formulano sono vere, la partita per la sopravvivenza del pianeta si gioca nel corso dei prossimi 20-25 anni al massimo. So che guerre ci saranno, non posso prevederlo, anche perché le guerre si combatteranno in modi per molti aspetti inediti. Noi non siamo ancora abituati a ragionare in termini di tecnologie moderne. La guerra può essere far crollare un altro paese, la guerra può essere bloccare tutti i suoi computer e praticamente fermare un'intera nazione. Significherà che milioni di persone si uccidono tra di loro, Se saltassero i rifornimenti alimentari in una città come Firenze ancora niente, ma prendete una città come Roma, o prendete una città come New York, dove vivono 12 milioni di persone, e provate a immaginare per un istante un blackout che dura un'intera settimana. Com'è che mangiano 12 milioni di persone senza rifornimenti alimentari? Provate a fare qualcuno di questi scenari, poi capirete cosa sto dicendo quando parlo di guerra. Allora, io credo che probabilmente andremo di fronte a delle guerre intermedie. Quelle che avete visto finora sono guerre di prova.